E giochiamo a Rumbleverse, un nuovo gioco che sta spopolando ovunque ed è divertentissimo. Io adesso mi devo lanciare e ovviamente col lancio c'è il primo consiglio che vi voglio dare oggi per giocare meglio. Qua, se vi buttate direttamente sopra un item, succederà una cosa bellissima, ovvero che si spacchetterà da solo, cioè nel senso una cosa strana, ma adesso vi faccio vedere. Dovete stare attenti appunto di buttarvi direttamente sopra ad uno... di questi cosi, però dobbiamo... Ok, qua. Ok, avete visto, ha funzionato. Infatti si è aperto. E direi che partendo così, appunto, potete partire molto più... meglio, anche se non si dice. Vabbè, ovviamente qua noi... andiamocene via. Via, prima che ci ammazzino tutti quanti. Ovviamente qua io devo cercare di sopravvivere, amici. Ok. Devo prendere un potere. Adesso... questa è buona, questa. Questa la posso lanciare addosso, mio Dio. Dammi qua tutte le cose. Questa cura, come vedete qua. Allora, questa carta è cura, se non lo sapevate. Oh yeah, lo sto facendo fuori a sto schifoso. Vieni qua. Volevi far qualcosa, invece non hai potuto. Lo so, adesso puoi solo difenderti. Perché stai ancora qua? Dovresti andartene via, signorino. Via. Lo voglio lasciare stare, perché, guardate, cioè, mi ha fatto proprio innervosire, sapete? Adesso magari arriva da me. Vi immaginate se arriva da me? Sta veramente arrivando, ma come si permette? Madonna mia, vieni qua, brutto, schifoso. Ma veramente, ma è stupido. Ma io lo volevo pure lasciare andare, dai, ma... Cioè, allora, ho capito che ti ho fatto arrabbiare, mi scusi, ho capito. Però adesso non serve essere così nervoso contro di me, contro il Dunis povero, che è tutto quanto indifeso. Ma allora, il signore può fare a meno di parlarmi nelle orecchie, per favore? Sarebbe una cosa carina da fare, non so. Se vedete nel gioco, c'è una barra a destra in basso. E praticamente in questa barra, più alta è, più praticamente piena è, più possibilità di recuperare vita hai senza fare. Con dei perks, cioè senza tipo cercare la vita. Cioè, senza cercare tipo le cosciotte che ti danno la vita, no? Se avete presente. E praticamente questa cosa è molto utile. Ovviamente questa barra di cui ho parlato... vi dà la vita solamente se avete tipo i perks giusti. Questo qua, il signorino, vuole battersi contro di me, ma non ha capito niente. Ma che schifo. No, non ti permettere, brutto schifoso. Madonna mia, quanto l'odio. Mettila! Madonna. Allora, questi giochi, raga, madonna. Ma vabbè, guarda, io vorrei proprio ucciderlo sto qua, perché mi sta proprio antipatico. Però, vabbè, è meglio lasciarlo stare. Ehi, tu, vai via. Dove sei finito? Vieni su... stai scappando, eh? Ma guarda che io ti prendo prima o poi, madonna. Perché poi la gente scappa quando è troppo in difficoltà? Vabbè, poi è normale, lo capisco. Raga, sto morendo. Raga, no. Ok, per fortuna il cerchio è restato. Come vedete, questo è chiaramente anche un mezzo gameplay. Ma perché? Mi piace troppo. Comunque, se volete, chiaramente, io vi porto... altri aiuti, ancora più aiuti di questo, chiaramente, sempre ammesso che voi lo vogliate. Mi raccomando, voletelo, perché mi piace troppo questo gioco. Lo amo, io intanto che me ne sto qua. Ehi, signore, no, venga qua che ci sono... Vabbè, vai. Va bene, volete escludermi come al solito? Va bene, io tanto sono sempre l'escluso. Nessuno gioca mai con me. Posso usare... esatto, questo, per chi non lo sapeva, poteva, si può usare per lanciare in testa le persone, per essere lanciato, proprio... adesso guardate, lo faccio giusto per soddisfazione personale, perché voglio farlo. Brutto! Vieni qua. No, devi venire. Signora, venga qua immediatamente. Venga qua. Olè. Bene. Eh? Oh, no, ha rotto le scatole, mi scusi, eh. Mi scusi, ma ha rotto... No, sono morto! No! Ma che forza aveva? Io direi di andare vicino ad un coso per mangiare... diciamo tipo ad un ristorante o come caspita si chiamano. E praticamente lì... Ovviamente, ma certo che sì! Ovvio! Vabbè, praticamente lì... non ho capito come, ma ti danno la vita. È un'altra carrellata di indizi e cose divertenti per voi. Diciamo, aiuti che ci possono essere. Me li sono pure scritti, se riesco a leggerli magari. Ah, ok. Poi più colpisci, certo. Praticamente ci sono i danni ad area... che sono i più forti. Avete capito proprio bene. Perché questi non si possono né schivare. E diciamo che se ce l'hai, diciamo, fanno anche molto male, no?
Quindi, cioè, nel senso, sono potentissimi. Perché sapete, si può usare questa protezione normalmente, però con il danno ad aria non proprio. Vedete questo? Praticamente questo è un potere che, allora, adesso, se tu ti butti forte, praticamente sopra ad una persona, questa persona praticamente avrà molte più probabilità di droppare una cosciottona che ti dà la vita. Tutti noi sappiamo che le cosciotte danno la vita, giusto? Raga, è stra divertente comunque. Perché ho lanciato il cestino. Dai, sono scemotto per un pochino. Perché mi fa ridere, perché ho lanciato il cestino nel mezzo della battaglia. Cioè, sono pazzo. Da legare. Oh, oh, oh. Qua c'è un'altra cosa da lanciare, raga. Ho capito che comunque questo gioco io lancerò cose. E questo è ciò che io farò nel gioco. Lancerò cose. Avete qualcosa in contrario? No, perché mi sembra proprio che non ci sia niente di qui di strano, giusto? Aspetta, dove sono finiti tutti in tutto ciò? Cioè, dove stanno? Punto di domandona grosso quanto l'Empire State Building, che credo sia un palazzo grande di New York, credo. Ovviamente possiamo avere degli oggetti in inventario. E se non lo sapevate, il corpo flasha un altro consiglio. Allora, mi spiego meglio cosa significa questa cosa. Praticamente, se tu colpisci qualcuno e questo qualcuno flasha dopo che l'hai colpito, vuol dire che non lo puoi più colpire perché devi aspettare un attimo. Ma se tipo tu schianti al muro una persona, proprio così, boom! E poi dopo il corpo non flasha, vuol dire che tu puoi fare una combo super fighissima che ti permette di colpirlo ancora e ancora. Praticamente su questo ci vuole tanta pratica, però. Cioè, nel senso, in teoria lo so, perché l'ho sentito in un video. In pratica, diciamo che fa un pochino più difficile. Zoppico un po' sulla pratica. Però proviamo a metterlo in pratica qua. Bam! Avete visto? Vedete? Lo schifo. Più o meno. Ecco, vedete, adesso... no. Mi scusi, la smetta, brutto schifoso. Pervertito che non è altro. Che sta facendo? Comunque, il signore picchia tanto. Cioè, mi ha ucciso, va bene. Ok, no, sono ancora vivo, raga. Ok, mi sa che sto per morire, però. Aiuto. Devo raccogliere, devo raccogliere. Dai, prendi, raccolgi. Ok, ho raccolto questo. Che posso avere un po' più vita. Però devo raccogliere anche l'altro. Allora, so che non si dice raccogliere comunque. Non iniziatemi a scrivermi nei commenti. Non si dice raccogliere. Che stupido che sei. Si vede proprio che sei uno youtuber, eh? Allora, non ditemi così, perché sennò poi dopo mi offendo. Raga, sto vedendo un tizio che mi si era avvicinato per un attimo. Mi stavo cagando addosso in una maniera unica ed impressionante. Però per fortuna se n'è andato. Guarda che prendo sta mattona qua e te la do su per il... Andiamo avanti con il gioco e vediamo un attimo cosa possiamo conquistare qui. Forse possiamo conquistare la vita di qualcuno. Vabbè, me lo auguro sinceramente. Però questo è il sumo slam, che poi mi fa ricordare dei sumo lanciatori così di Ben 10, raga. Scusate, ma quella era tanta roba quella. Beh, ma vi ricorda? Ma chi è che seguiva Ben 10? O chi è che lo guarda ancora ad oggi, perché c'è Ben 10? Ma chi guardava il primo Ben 10? Scrivetelo nei commenti. Hello! Scusami, io sto cercando di... Vai via, brutta schifosa! L'ho fatta fuori! Non l'ho fatta fuori, affatto. No, scusami, perdonami, non volevo. No, non farmi del male, è veramente tanto, mi sono stufato. Vieni qua! Dove sei finita? Madonna mia! Ah! Via! Vedete che non lampeggiava? Lo so, adesso sono super esperto. Però, veramente... Muorciari! Vedete? Non sta morendo. Comunque, sto dicendo parole solo mie, uniche. Veramente tanto! Oh mio Dio, sto morendo! Sono KO, infatti sono morto. Chiaramente fatemi sapere se volete vedere altri di questi video. Commentate, mi raccomando, iscrivetevi al canale! Perché dobbiamo diventare sempre di più e conquistare il mondo. Vabbè, scherzo, eh. E ci vediamo al prossimo video. Ciao.